Miei cari magnamorti, bentornati, bentrovati. Questo essenzialmente sarà un video risposta. Risposta a chi? Ai video che sta facendo ultimamente il buon Nicola Palmieri Acaredez, che ha aperto questa categoria, tipologia di video dove parla di esperienze lavorative di merda. Dato che io ne ho un pochino alle spalle, ho deciso di non mandargli un audio, perché in 60 secondi se ne prendo una, e dico una, per lavoro fatto di merda, esperienza lavorativa di merda, non basterebbero 60 secondi, perché se ne prendo una sola per lavoro ce ne vorrebbero almeno 11 di minuti minimo. Allora, iniziamo. Come prima esperienza lavorativa di merda che ho avuto, posso citare quella che ebbi in un bar / circolo sportivo, dove venni assunto tramite virgolette, tantissime virgolette, e avevo fine primo superiore, quindi 14-15 anni circa. Volevo lavorare, ho detto, nonostante avessi chiesto a molti bar, ristoranti, anche a un parrucchiere, di voler, guarda, c'ho voglia di lavorare, non c'ho voglia di fare un cazzo, se state, cioè nel senso, non voglio lavorare perché non c'ho voglia di fare un cazzo, no, c'ho voglia di lavorare perché non mi piace l'estate essenzialmente, se mi faccio due soldini non è che mi fanno male. E alla fine, questo bar con circolo sportivo annesso disse sì, va bene, io contentissimo, e iniziano le prime magagne, perché facevo dalle 4 di pomeriggio a mezzanotte. Lavoravo solo al bar? No, per un cazzo solo il bar, perché facevo sia il bar sia mi dovevo occupare dei campi da gioco, sia poi a fine serata di ripulire gli spogliatoi. Tutto per la modica cifra di 8 euro, che, sì, 8 euro magari, almeno sarebbe stato un euro l'ora. No, 5 euro, che alla fine erano tipo 69 centesimi l'ora. Feci un mese. Posso dire una cosa bellissima, che almeno era preciso, ogni sera quelle 5 euro me le dava sempre. Però un giorno che stavo al bar, erano finiti i Gatorade quel giorno, non facevo tempo a rimpiazzarli, e il proprietario si incazzò sul come stessi rimettendo quei Gatorade. Cioè, prendi bottiglia nello scatolo e l'appoggi dentro il frigorifero. Non è che ci vuole la mano di Cristo Dio quale tipo di performance lavoratoriale. No, questo era. Stavo facendo quello in quel momento. Mi si girò, sbroccò, forse stavo rigirando i cazzi su, non ve lo so dire. Fatto sta che io di lì presi subito e me ne andai. Feci un mese esatto e vaffanculo, me ne andai diretto. Casualmente stavano a giocare dei miei amici. A fine partita gli faccio: sentite, mi date uno strappo a casa perché io qua me ne vado subito. Mi dicono: sì sì, finiamo la partita e ti riportiamo. Così è stato, me ne sono andato come la luce. E va bene, prima esperienza lavorativa di merda, trattamento a cazzo di cane, una costante nei miei lavori. Poi stage, terzo superiore, felicissimo, perché era Fiuggi, ne avevo sentito tantissimo parlare bene, a livello di un tempo, nel senso che a livello lavorativo Fiuggi, per chi non fosse avvezzo, a livello di turismo andava alla grande. Quindi io che mi ritrovo a lavorare in questa città ero felicissimo, o meno nella mansione, perché dovevo fare uno stage di
180 ore, bellin belini, suddivisi in un mese. Io le mie 180 ore dopo 2 settimane le avevo finite perché facevo dalle 7 di mattina alle 7 di sera. Facevi lavoro di portineria? Quasi per un cazzo, quasi per un cazzo. Perché la mattina mi occupavo delle colazioni, se c'era anche il ragazzo che faceva le colazioni con me. Poi, finite le colazioni, facevo giardinaggio, pulire tutto il piazzale dell'albergo, sistemare le piante, tutte queste boiate qua. Poi, verso le 9:30, andavo a portare, perché ancora si portavano, le schedine di notifica al distaccamento della polizia. Poi, finito ciò, ritornavo e mi annaffiavo tutte le piante dell'albergo, camera per camera. Ringraziando il Dio, erano solo 20-25 camere più o meno, o di più, non mi ricordo. Comunque sia, sopra la ventina c'erano. Fatto questo, andavo in un'altra struttura annessa e anche lì mi toccava pulire. Quindi arrivavo più o meno a mezzogiorno che avevo fatto tutte queste cose. Tu dici, pomeriggio, sai, facevi la tua manzo. No, il pomeriggio, dato che c'erano i figli dei proprietari, dovevo fare da babysitter a quello più piccolo, perché quello più grande aveva l'età mia e si sapeva reggere da solo. Quindi gioca a ping pong, gioca alla PlayStation. Ci sta, però. Se devo stare a fare tutte queste cose con giacca, cravatta e pantaloni di servizio, giocare a ping pong in camicia, capite che è un po' impiccioso. Però, quando feci presente che dovevo fare 180 ore, mi guardarono male. Quando gli dissi, finite, perché io me le contavo le ore, guarda che io ho finito il mio stage, ciao! No, mi sono fatto anche le altre 2 settimane, quindi sono arrivato in un mese, con un giorno di riposo a settimana, fortunatamente, a fare 360 ore. A me andava bene, però, sti cazzi, sì. Io gli ho fatto firmare e visionare il mio contratto che diceva devo fare 180 cazzo di ore, rispettiamole, vabbè. Mi avevano proposto poi, che qua ci si collega all'esperienza lavorativa successiva, di farmi anche luglio e agosto. Ho detto un attimo perché mi devono far sapere per un'altra esperienza lavorativa. Vediamo un attimo. Ma in soldoni quanto mi dareste? Vabbè, in 2 mesi almeno un paio di scarpe ce le facciamo comprare. Ciò implica che almeno forse sui 120-150 euro per 2 mesi. In quelle condizioni mi sarebbero toccate. No, perché l'altra esperienza lavorativa sulla carta molto più allettante, alla fine erano 4-5 giorni a settimana, ottimo, come facchinaggio per i concerti. Mi avrebbero dato 50 euro a giorno. Per effettivo un'ora e mezza la mattina, un'ora e mezza la notte. Però il cazzo è che dovevi stare là. Perché non è che potevo ritornare a casa, è capace che ti buttavano a un culo battipaglia. Poi mancavo la macchina e la patente, quindi rimanevi lì. La pecca, sostanzialmente, di questo facchinaggio per i concerti era il pagamento. E io sono stato l'unico che forse non mi è stata pagata una data. Una, forse 2 date non me le ha pagate. Gli altri stavano sotto chi di 1000, 1500, stavano neri. Io feci 2 mesi in poco, forse 2 date non me le ha pagate, però sti cazzi, rispetto agli altri sono andato di lusso. E esperienza di merda sostanzialmente solo perché alla fine il lavoro mi piaceva, era il momento del pagamento che veniva un po' meno.
La stessa persona poi aprì una pizzeria. Mi disse: vabbè, vieni a lavorare per me. Ho detto: va bene, ci vengo. Quanto mi dai? Ti faccio garanzia giovani. Va bene. Mi andai a informare che cazzo fosse sta garanzia giovani, che ne sentivo parlare, però fino a quando non te lo propongono ti fai i cazzi tuoi sostanzialmente. E meno male che lo mandai a fare in saccoccia. Perché molti, a un anno di distanza, mi dicevano: ancora posso prendere il primo mese. Minchia. Io lì in quella pizzeria feci solamente una settimana e lo sfanculai subito. Perché anche quella settimana non me la pagò. Però quella era la pizzeria, dicessi, grazie, alla fine ho mangiato pizza gratis. Alla fine non era nemmeno chissà che di lavoro, alla fine. Durante una serata il massimo che facevamo erano 10 pizze. Stavamo buttati veramente in culo alla luna e per venirci dovevi essere o del posto o conoscere perlomeno quella pizzeria. Basta. Continuiamo con le bellissime esperienze lavorative. Un tirocinio dentro un discount. A me, sinceramente, non l'avevo mai fatto, però ho detto: vabbè, sono soldi, rimbocchiamoci le maniche. Lo feci e già là le prime criticità, perché io dovevo fare 40 ore settimanali, 500 euro al mese. È un tirocinio, ho detto: vabbè, ci sta, non ho l'esperienza dovuta, devi imparare. Però la cosa che fin da subito feci notare, perché a me sinceramente la cosa mi urtava e non poco, perché poi le cazziate non le prendevo io, perché io il mio lavoro lo facevo benissimo, ed ero cassiere. Le cazziate che sentivo non per me, ma perché avevamo il magazzino che era un delirio, se le prendeva il titolare, quando veniva il capo aria comunque sia a controllare la situazione, e ogni volta gli facevo: ma perché lo scarico non ce lo facciamo io e te? Siamo uomini, non voglio fare sessismo, per l'amor di Dio, però se tre donne un bilico di 21 metri e mezzo te lo scaricano e lo sistemano in una settimana, sai che avendo due scarichi a settimana è un po' impiccioso. E fino a quando non è cambiato, non cambiò il capoccia, mi dava sempre contro, perché dicevo: ma facciamolo a me, siamo due uomini, un pochino più di forza delle donne, forse ce l'abbiamo. Forse non dico che ci mettiamo una giornata e farci un culo come una capanna, forse ce ne mettiamo due, ma comunque sia, meglio 2 giorni a sistemare roba, no, una settimana. No, ci pensano loro hanno più esperienza, sono più bravi. Vabbè, una volta, due, tre, cambia il direttore, io lo propongo così per ride, mi disse: sì, va bene, un bilico da 21 metri e mezzo ce lo siamo rimessi in due in 4 ore. Dopo grondavamo gocce di sudore che erano grosse quanto, non lo so, un mio avambraccio. Però alla fine, esperienza lavorativa di merda, perché anche a livello di ore, da contratto erano 40, ne facevo 96. Bene così. Poi, lasciando questo stage, tirocinio, chiamatelo come cazzo vi pare, dentro quel discount, andai, trovai lavoro in un bar sempre della mia città, felice e contento perché era relativamente vicino, 10 minuti, in bici erano 5, e a parte iniziamo dalle prime criticità, ossia io da contratto dovevo fare 5 giorni a settimana, bello preciso, perfetto, 8 ore.
Bello, preciso, perfetto, 40 ore, non me poi di incazzo. Ok, le 8 ore non erano mai 8 ore, però dicevo, vabbè, sti cazzi, non è un problema quello. I cazzi subentravano la domenica, perché io facevo il turno sempre di mattina la domenica, all'una staccavo e essendo domenica in piscina ci volevo andare. E sempre alla stessa ora, alle 7, massimo 7:20, mi richiamavano: senti, ci siamo sbagliati a fare gli orari, puoi venire a farti la doppia? Vieni verso le 8, quindi tu dalla piscina, stremato perché ti eri fatto la mattina, stremato perché ti eri fatto pure la piscina. Alle 8 stavi bello e arzillo, nuovamente al bar. Per finire poi verso l'una, le 2, e va bene. Questo è il male minore. Rispettare gli orari con me, mai. E va bene. I soldi, ho fatto 2 mesi lì dentro, dovevo prendere la busta paga un tot. Alla fine di quel tot c'era, del secondo mese c'era un po' di meno. Quando me ne sono andato, diciamo che si sono scordati tipo 1.000 euro da darmi. E ci ho dovuto anche pagare le tasse sopra. Nonostante io andassi, non dico tu sempre, ma un giorno sì e l'altro pure, a rompermi i coglioni, datemi questi soldi perché io ci pagherò le tasse sopra tra un anno. Mai visti. Poi continuiamo. E qui arriviamo proprio a una delle mie esperienze top in assoluto. Come venditore di alimenti porta a porta. A parte all'inizio bello, bello bello bello, perché facevamo orari umani, umani, ossia dalle 9 alle 18, quasi da ufficio, con un'ora di pausa, fantastico. E i cazzi sono subentrati quando mi hanno dato il furgone, perché da che facevi 9 e 18 gli orari magicamente sono diventati dalle 7 alle 8. Dalle 7 alle 8, 6 giorni a settimana. Sì, andava anche abbastanza bene, però il direttore che avevo era un testa di cazzo, per non dire di peggio, e non potevi rientrare prima delle 8 perché rompeva i coglioni. Io delle volte sono rientrato addirittura alle 10:30, non dico tanto, almeno 2 volte a settimana mi capitava di rientrare a casa alle 10:30 e il magazzino lo avevo a mezz'ora da casa. Mi capitava di tornare tardissimo. E poi, vabbè, gli insulti si sprecavano. Capitò anche che venne a mancare un parente acquisito e gli dissi, io avevo appena attaccato. Erano le 7:30, 8:20, quindi stavo ancora al magazzino a fine di fa carico. E mi arriva la telefonata e gli faccio: senti, è successo così, io stavo in lacrime. E gli spiego un attimo la situazione, lui mi fa. E lì ci rimasi proprio di merda, perché poi lo raccontai anche ai miei colleghi. Mi disse: vabbè, tanto tu che vai lì, mica risorge. Io rimasi di pietra perché non mi aspettavo una risposta del genere. Non me lo sarei mai aspettato. Ci rimasi talmente di merda che ho preso la macchina e andai là in ospedale. Però, cioè, quale cuore puoi arrivare a dire una cosa del genere?
me lo sono mai spiegato. La gente sta fuori. La gente sta fuori e non ho ancora finito. Poi lasciai lì perché doveva nascere mio figlio. Gli dissi: guarda, io vorrei prendermi una settimana di ferie perché mi nasce mio figlio. Sai com'è, una settimanella per stare insieme. Comunque, nasci duro, tutte queste cose. E vabbè, ti basta un giorno. Nonna, hai capito, ci feci. Io mi prendo una settimana, se ti sta bene, bene, se non ti sta bene, non mi interessa. Mi presi questa settimana di ferie, quando ritornai mi licenziarono. Bello, eh? E fortunatamente qualche mese dopo ritrovai lavoro per una posta privata. E anche lì, a livello di ore, ero l'unico coglione, perché mentre gli altri lavoravano male e alla cazzo di cane, l'unico deficiente, che usciva anche il sabato, mezza giornata, perché cazzo è sabato, che usciva anche di sabato a consegnare, ero io. Due aneddoti in particolare ricordo su questo lavoro. Il primo, ritornai un sabato in ufficio, erano le 2 se non sbaglio, o comunque sia le 2 meno 20. Mi avevano dato 350 raccomandate, nemmeno sulla stessa via. E tu dici: vabbè, ti metti un attimo a battuta e te le fai tutte. No, erano sparse su tutta la città, che poi non era nemmeno una città, dici, pianeggiante, te la fai pure a piedi. No. No, mi feci solo una zona perché le altre zone stavano buttate veramente troppo lontano e ritornai con 50 raccomandate consegnate. Consegnate. Ritorno, riporto il plico, cioè il cartone, e me ne altro 300. Oh, ci faccio la segretaria. È sabato. Tu chiudi la baracca e te ne vai. Io che devo fare? Gli altri non sono usciti, io me lo faccio fino a stasera alle 9. Non mi sembra il caso. Ci vediamo lunedì. E un altro aneddoto, sempre niente a ciò, successe poco prima di Natale. Pagò sia me che un altro signore, ci diede 300 euro per 2 mesi. E disse a entrambi: queste vi devono bastare fino a febbraio. 300 euro fino a febbraio, avendo un bambino piccolo. Io, se no, ci ho fatto 2 settimane. Bello, eh? Lavori belli e dove trovarli. Poi ho lasciato questo lavoro perché ero arrivato al limite. Ne trovai un altro, sempre in un albergo. E anche qui andai a parlare, tutto bello, qua facciamo così, colà, dici, cazzo, no. Pure 4 stelle, dice. Dopo la prima settimana faccio il collega del notturno, faccio: ma una domanda, qua quando cazzo riposiamo? No, qua non facciamo riposo. Come non facciamo riposo? A me sta cosa mi è stata detta. No, non facciamo riposo, facciamo 7 su 7. E già là dice: vabbè, c'ho un bambino piccolo, abbozzo. Poi, altra criticità, vado a firmare il contratto. Io dovevo fare dalle 8:30 a mezzogiorno e mezza, riattaccare alle 4:30 e poi ristaccare alle 8:30. Quindi alla fine erano 8 ore: 4 la mattina, 4 il pomeriggio. No, perché facevo dalle 7:30 di mattina fino, se mi andava bene, alle 8 di sera. Se mi andava male, erano le 10. 7 su 7, una media di 13 ore al giorno. Bene. Per 700 euro. Fatevi i calcoli voi di quanto possa essere. Altro aneddoto carino e caruccio.
venne a mancare una mia parente e quel giorno mi scrisse la mia ex compagna dicendomi: guarda, tua zia non sta tanto bene. Io presi la titolare e ci dice: senti, non dico tanto, rimandami. E non mi rimandò, non mi rimandò. Poi venni a sapere che anche la mia ex compagna l'aveva contattata per ci dire: guardi, lo rimandi, che non è che sta poco bene, è proprio andata. Non mi rimandò lo stesso. Io però questo lo venni a sapere poi il giorno dopo. Io la sera come staccai, tornando a casa, io per tutta la giornata avevo questo sentore strano. Io ho fatto veramente un turno piangendo. E tornando a casa, io sentivo che qualcosa non mi sconfinferava. Anche perché nel pomeriggio mi scrisse mia sorella. Mia sorella, a meno che non è una cosa di gravità nazionale, mondiale, non mi scrisse, cioè non mi scrive. E quando mi ha scritto mia sorella, io ho avuto la conferma. Mi ha scritto solamente lui. Io lì manco ci risposi, o sì? No, gli risposi con secco, freddo, perché già ho intuito tutto. Mi venne detto una volta arrivato a casa, che c'erano anche delle amiche della mia ex compagna, e ho detto: tranquilla, già lo so, lo immaginavo. E la cosa che mi ha fatto più male, quando poi riandai, questo successe il mercoledì, il giovedì per ovvie ragioni non andai perché ci fu il funerale, il venerdì una volta tornato, la titolare, che lo sapeva, me lo disse che lei lo sapeva. Lì mi inalberai. E non poco. Ho retto perché comunque sia, mi servivano quei soldi. Però, cioè, se non avessi avuto mio figlio, dopo che quella persona, quella titolare, quella direttrice, chiamatela come il Cristo che vi pare, io me ne sarei andato. Se non avessi avuto mio figlio, seduta stante. Ma non puoi, non me ne frega un cazzo. Io chiappa e me ne vado. Così avrei fatto. Poi, altro albergo. Bellin belino, sempre 4 stelle. Sto video sta a durare una cifra, raga. Lo so, è una morbata di coglioni, però. Bellino, bellino, più vicino. Le premesse erano fantastiche. Mi davano di più. Ah, perché all'albergo precedente, verso gennaio, dissi: mi date un aumento di 50 euro, raga. Sto di 50 euro, non ho preteso che mi dessero di pacco 1.200. 50 euro. Mi fu risposto: ne riparliamo tra 2 anni. Sì, tra 2 anni. Me ne sono andato un mese dopo. Ci sta. Quindi, questo albergo, questo nuovo albergo mi dava di più, ero contento, ero più vicino. Facevo 8 ore, avevo 2 giorni di riposo a settimana, cazzarola. La criticità era a livello che non mi pagavano. Ossia, mi pagavano quando cazzo gli pareva a loro. Anche lì, un po' per colpa mia, soprattutto, che non mi davo retta, io la mia voce interiore diceva: vattene, 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 vattene. No, ho retto, poi una certa ho sbroccato definitivamente, preso tutto e me ne sono andato. Per poi arrivare a un albergo della mia città, vicinissimo, le premesse erano fantastiche, perché ero vicino, quindi potevo andarci anche a piedi. Però,
si parlava di fare il lavoro notturno. E qui, nessun problema, già l'avevo fatto, per me non era un problema. Innaffiare le piante, nemmeno quello era un problema perché mi rilassava. I problemi sono sorti dopo, perché da che mi davano 35 euro a notte, che da contratto nazionale per lavoratori notturni era un cazzo, ma almeno alle festività ti davano di più? Sì, una pacca sulle spalle e un calcio in culo mi davano. A parte ciò, poi magicamente un annetto dopo, da 35 mi sono ritrovato a prendere 25 euro al giorno, così di botto, senza senso. Ho detto, ma perché? Cioè, lavoravamo di meno e mi davi di più, mo lavoravamo di più e mo mi date meno. Ma cazzo funziona? Un anno e mezzo di combattute, non dico tanto, ma giornaliere, per farmi riportare, non dico tanto, almeno a 30, dopo un anno e mezzo mi portavano a 30 euro, che era sempre un cazzo, perché dovevo fare pomeriggi, mattine, notti, comunque sia facevo il jolly là dentro, perché gli altri facevano i turni loro basici. Invece io ero quello che faceva di tutto e di più là dentro. Non mi sto mettendo su un gradino più alto rispetto agli altri, però la cosa che mi dava in culo è che a me fecero un contratto da tirocinante, apprendista, receptionist, quando io, nonostante tutto, fossi un cazzo di... come si dice? Mi sfugge il nome della mia cazzo di diploma. Comunque sia, tecnico dei servizi turistici, ok? Cioè, c'ho il diploma adatto, no, non sono riuscito a fare. E ogni volta, e a me mi dava in culo anche questa cosa, che io ripetevo, guardate che io sono tecnico dei servizi turistici, saltavano sul posto per dire, ma davvero hai fatto l'alberghiero? E ogni volta ero della serie, cazzo, se tuo figlio mi conosce, si ricorda che stavamo a scuola insieme e tuo figlio ha fatto l'alberghiero, che scuola potrò aver mai potuto fare? Tenendo conto che anche i due ragazzi in cucina che stavano anche loro all'alberghiero, di cui uno ci stava anche in classe insieme, ripetevano che io avevo fatto l'alberghiero. Vabbè, me ne andai anche da là perché alla fine, da che facevo 5 giorni, sono arrivato a farne 7 su 7, a volte anche 9 su 7, perché la gente se ne andava a livello di lavoratori, perché si erano cacati il cazzo e dovevo fare rimpiazzo il tappabuchi della situazione. Però è stata 4 anni e mezzo, ragazzi, di merda, dove io facevo il più di quello che dovevo e non venivo mai, 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 ribadisco il concetto di mai, preso in considerazione. Non dico che mi devi dare l'incentivo in più perché sto facendo bene, perché tanto alla fine arrivano i clienti, chi mi dava la mancia, ma a me non me ne fregava. Se tu clienti mi arrivi e mi dici, stai facendo un ottimo lavoro, io ero contento già così. Poi c'era chi voleva strafare e mi lasciava la mancia. Ed ero contento coi clienti. E erano datori di lavoro, avevano teste di cazzo. Poi trovai contemporaneamente a questo lavoro, nel primo albergo della mia città, un secondo lavoro in un altro albergo sempre della mia città. Le premesse, sempre fantastiche. Mi dava 50 euro a notte, pagamenti a babbo morto. Ho fatto il contratto, era 9 mesi, che contratto non era, non c'era, non pervenuto. Feci questi 9 mesi, di cui 8 lavorando, uno no, perché ci ho fatto, senti, se mi paghi vengo pure, ma se non mi paghi
fratello mio, non ci vengo, stavo detrato tipo di 6 mesi. Mi pagò i primi 2 o 3 mesi e i rimanenti 5, sì, non li ho mai visti come soldi. Però fa esperienza di inculate, ma sempre esperienza rimane. Infine, per chiudere questo bellissimo video, vi metto una chicca bonus che feci a Capodanno, di quando ancora lavoravo nelle poste, avevo circa 22-23 anni più o meno. Dai, dentro questo non locale, perché non era un locale, era un cazzo di capannone, tant'è che arrivarono poi tempo dopo i NAS a mettere i sigilli, perché la cucina era un cazzo di garage e i piatti erano di plastica, però sorvoli su tutto, mi servivano i soldi. Feci Capodanno e un altro paio di date, o una data mi sembra, San Valentino feci tipo. E sì, feci solo 2 date, però quella di Capodanno mi è rimasta veramente tra la bocca dello stomaco e lo sterno, perché andai alle 3 di pomeriggio, perché si doveva pulire sto capannone. Eravamo 3 camerieri e la bellezza di 200 persone da servire. Abbiamo finito, erano le 5 di mattina, per 50 euro. Ho detto tutto. Ci siamo fatti un culo come una capanna. Da lì io ho detto, io il cameriere, nemmeno sotto tortura lo voglio fare più. Comunque ragazzi, se avete anche voi esperienze di merda, scrivetele sotto nei commenti. Spero che questo video, il buon Redez lo veda, non tutto perché sono quasi 40 minuti di video ed è pesante. Però volevo parlarne, volevo che comunque sia si sapesse questo mio piccolo excursus di esperienze lavorative di merda, ce ne sono altre. Se volete un secondo episodio più breve, spero. Ve lo farò tranquillamente e ci vediamo alla prossima. Statemi bene.